Prima di dirvi che cos'è Lignum, vi vogliamo dire perché di questo controller. Noi abbiamo sviluppato un controller per la realtà virtuale su dispositivi mobile. Ok. Che cosa succede quando voi comprate un headset per la realtà virtuale come un Google Cardboard, in questo caso un VR1 o un Omido come quello che abbiamo preso noi? Iniziate a vedere che cosa c'è sugli store, comprate i primi giochi e vedete che dovete fare tutto con la testa, perché giustamente il dispositivo è all'interno dell'headset e non potete raggiungerlo con le dita. Quindi iniziate, vogliamo pilotare un aeroplano, iniziamo a muovere tutto in giro con la testa. Un veicolo, stessa cosa, la testa fa avanti e indietro, la destra e sinistra. E questa è la ricetta migliore per, dopo un paio di mesi, ritrovarvi con il collo di un lottatore di wrestling. Non solo questo, ma che cosa fate? Buttate l'headset su una mensola, perché l'interazione è veramente minima ed è il contrario di quello che si vuole fare con la realtà virtuale oggi. C'è chi mi potrebbe dire: Marco, non è vero, perché esistono dei controller Bluetooth che si allacciano ai telefoni, come questo qui. Il problema è che se avete un iPhone, un controller del genere non lo potete usare, perché banalmente da quando è stato rilasciato il 9.2 dell'iOS questi controller non funzionano più. Ne esistono anche alcuni che funzionano su iOS, ma in generale nessuno di questi controller è stato pensato per la realtà virtuale. E i problemi che ci sono sempre gli stessi con questi controller. Sono alta latenza. Prima che inviate l'input e lo vedete è una telefonata, passa un sacco di tempo. Poi, come vi dicevo, non è compatibile con iOS, ma in generale avete problemi di compatibilità fra le varie piattaforme. Grazie. E soprattutto avete zero immersività, perché gli unici input che avete sono i soliti, joystick e bottone. Mentre il punto della realtà virtuale è creare un'immersione che vada al di là della testa, ma che coinvolga anche le mani, come fa HTC Vive, come fanno altri prodotti. Ora, arriviamo al cosa. Anzi, prima, questo è per evitare che il vostro controller finisca in un cassetto, lo ritrovate dopo 5 anni, lo sapete che cosa serviva questo? Quando 5 anni fa andavano di moda i visori per la realtà virtuale, noi usavamo controller del genere, ma funzionavano male. Quindi noi abbiamo sviluppato un controller che ha tutte le caratteristiche che servono per creare un'esperienza immersiva sulla realtà virtuale. Ovvero bassa latenza, siamo sotto i 10 millisecondi. Questo significa che dal momento in cui premete il pulsante, al momento in cui vedete la risposta sullo schermo, passa un ammontare infinitesimo di tempo. È compatibile sia su Android che su iOS e al momento è 3D ready, cioè significa che c'è un tracking dell'orientamento del controller nello spazio, di cui vi parlerà dopo Matteo Pisani. Ora, se è vero che un'immagine vale più di 1000 parole, sicuramente una dimostrazione live ne vale di più. Ed è per questo che vi introduco il nostro CTO Matteo Pisani, che vi farà una dimostrazione live del Lignum Controller. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Allora, il Lignum, ve lo mostro, è un joystick che ha tre bottoni, ha un joypad analogico e al suo interno c'è una IMO. Ci sono quindi tre sensori che consentono un orientamento verticale, orizzontale e laterale. È stato fatto da sviluppatori per gli sviluppatori, è compatibile, come anticipava Marco, per iOS e per Android in maniera nativa, non ha bisogno di middleware per bindarsi. Una volta che viene importato il driver nel vostro progetto, il binding avviene in maniera automatica. E, si sente? Ok. Abbiamo fatto focusing sulle performance di questo oggetto. È un oggetto estremamente veloce, estremamente rapido. Non vi anticipo granché perché vi faccio una dimostrazione pratica delle demo che sono state sviluppate per far capire agli sviluppatori le potenzialità di questo oggetto. Mi date un secondo che inserisco il telefono nell'headset e avvio lo streaming. Vi faccio un'anticipazione: qualsiasi problema di latenza che potreste avvertire è dovuto allo streaming video, all'output video. Per gli scettici poi c'è il nostro stand, potete provarlo in prima persona.
Ok, eccoci qui, questa è la nostra sandbox. Come potete vedere è attivo l'head tracking. Ci sono tre demo che abbiamo sviluppato per farvi vedere le potenzialità dell'Ignum. C'è uno shooter game, un simulatore di volo e un exploration demo in cui potete navigare un ambiente tridimensionale. Parto con lo shooter game. In questa demo lead tracking è disattivato per questioni di nausea, altrimenti avremmo dovuto portare una busta. Posso prendere una mira, come vedete, senza l'utilizzo e l'ausilio del joystick, ma semplicemente orientando il controller, posso mirare al mio bersaglio e posso giocare a tiro a segno con gli amici. Come vedete, è estremamente preciso. Passo alla seconda demo, è un simulatore di volo, è stato sviluppato per farvi capire l'utilizzo di tutti e tre gli assi, quindi di tutti e tre i sensori. Come vedete posso pilotare il mio aeroplano senza l'ausilio del joystick, semplicemente orientando il controller, posso picchiarlo, posso rollarlo e posso anche imbardarlo orizzontalmente. Posso muovere la testa ad esplorare l'ambiente a me circostante, posso muovere la telecamera, quindi impostare una telecamera più ravvicinata piuttosto che una più lontana, proprio per farvi capire quanto cambia l'immersività a seconda della distanza. L'ultima demo invece è una demo ambientata in un ambiente lunare, in un contesto lunare. Posso girarmi intorno e guardare cosa c'è. Questa demo è stata sviluppata per consentirvi di capire, di comprendere la duplice immersività del controller. Possiamo spostarci orizzontalmente e verticalmente all'interno della demo con il joystick analogico. Fin quando non ci avviciniamo ad un rover, possiamo interagire con il rover. E qui che cosa succede? Cambia l'interazione e dal joystick analogico, quindi da un'interazione statica, passa a un'interazione dinamica e muovendo il joystick piloto il rover. Posso frenarlo semplicemente portando indietro la cloche. Ora, per quanto riguarda la compatibilità, questo controller è munito di un SDK. Nell'SDK sono inclusi dei prefab per Unity e a breve saranno inclusi dei prefab anche per Unreal Engine. Che cosa consentono questi prefab? Se voi volete creare un videogioco che includa la possibilità di controllare il vostro oggetto con un joystick, potete importare il nostro asset, il nostro prefab, trascinando il vostro script sull'oggetto che volete controllare. Cosa che vi resta da fare è semplicemente rimappare i pulsanti del controller e associare delle azioni alla pressione di questi pulsanti. Stesso vale per i joystick, stesso vale per i sensori. Ogni sensore ha 360 gradi di libertà, quindi starà a voi creare le soglie di campionamento degli angoli o di campionamento dei gradi. A breve saremo online con un sito, che è un sito parallelo a quello di RemoriaVR.com, che è dev.remoriavr.com. In questo sito saranno presenti le demo, quindi sotto forma di asset, i prefab delle demo che avete appena visto, ci sarà una documentazione cartacea, una documentazione video per gli early adopters. Se ci sono domande, lasciamo questi minuti che avanzano la presentazione. Se invece volete provare il controller, potete raggiungere il nostro stand. Passo la parola al mio collega Marco. Noi volevamo lasciare questi ultimi minuti come spazio per le vostre domande, se ne avevate, sullo sviluppo del controller. In ogni caso, quello che ci chiedono di solito è perché uno sviluppatore dovrebbe sviluppare per questo tipo di controller.
Innanzitutto perché la VR è un mondo in esplosione in questo momento, ma è ancora inaccessibile dal punto di vista dei costi. Cioè un headset di alta qualità, tipo un Oculus, un HTC, costa tra tutto, compreso il computer, l'upgrade del computer, oltre 1000 euro. Un telefonino ce l'hanno tutti. Il punto è riuscire ad arrivare ad un livello di immersione soddisfacente anche su dispositivi mobili. E l'ICNUM consente questo, quindi gli sviluppatori hanno adesso sbloccata questa possibilità anche su dispositivi mobili. Grazie.